Il collezionismo artistico italiano è contrassegnato da straordinaria vitalità e sorprendente varietà di approcci. Tanti collezionisti, come le tendenze, i gusti, le fantasie e i desideri. Nella colorata teoria delle collezioni si inserisce la storia della raccolta che il mercante milanese di stoffe e di arredi Abdone Croff mise insieme fra la metà degli anni 30 del Novecento e il 1946, anno in cui morì prematuramente. Una passione artistica avvampata in età matura, violenta e intensa, che non ebbe paura di svilupparsi neppure sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Abdone Croff, nato a Milano il 15 ottobre 1893, apparteneva a una famiglia che sviluppò una fiorentissima attività mercantile nel settore dei tessuti e tappeti, destinata a durare fino alla fine degli anni 60 del Novecento. La sua ricerca sofisticata si irradia anche nella vita quotidiana, con la committenza di argenterie e di gioielli per la moglie Adele Guelpa, fatti realizzare da celebri orafi e di mobili di raffinato design, con la progettazione di giardini e parchi per le ville di Stresa e del Cernitoio in Toscana. Della febbrile attività rimane custodito presso il Museo Civico Piero Alessandro Garda un congruo gruppo di documenti che comprende importanti carteggi con celebri artisti, con antiquari e diversi mercanti. Ne emerge un frammento vivace e assai indicativo di storia e di storia delle arti e del collezionismo italiano nell'epoca del ventennio. Abdone Croff, la moglie Adele e l'unico figlio Livio morirono a Milano per le conseguenze di un incidente stradale tra il 13 e il 14 ottobre 1946. Poiché l'ultima a morire fu Adele Guelpa, l'eredità pervenne alla sorella Lucia, la quale, prima di morire, nel maggio 2003 a Ivrea, legò quasi tutte le sue proprietà al comune.